Ci vuole una spiegazione, o miei cari fratelli. E la spiegazione è molto facile. Il popolo, quando era assiato, alle voci del suo cuore, alla intuizione della sua anima, quando non c'è nessuno che lo guasta, quando non c'è nessuno che inocula dei sentimenti che gli non può provare, è sempre onesto, sempre generoso, sempre giusto. Non commetterà mai una nefandezza, non diventerà mai la voce dell'ingiustizia. Avrà la solidarietà con quelli che soffrono, perché soffrendo continuamente ha un'apertura più facile per capire le sofferenze degli altri. Ma è facile, vedete, anche manovrarlo. In 4 giorni i farisei, i capi del popolo, coloro che avevano un'avversione inestinguibile verso il Cristo e che volevano però coprirsi di questo odio, che non volevano sporcarsi le mani, sono andati a domandare la solidarietà della povera gente. Sono riusciti a soburnarlo il popolo. Si fa tanto presto, vedete, a far passare come nemico del popolo quelli che veramente vogliono a te so bene. La propaganda non è un fatto di oggi, è un fatto di tutti i tempi. I potenti hanno sempre trovato la maniera di far gridare viva o abbasso alla povera gente secondo il loro piacimento. Adesso non ci sono più i potenti, o meglio, i potenti non si rappresentano più con un nome, costituiscono delle categorie, delle caste, delle classi, sono dei movimenti che prendono dei nomi diversi. E a un certo momento, miei cari fratelli, attraverso una delle forze più tremende che sono state messe nelle mani dell'uomo e che si chiama la parola, il libro, il giornale, il discorso, la piazza, il comizio, ecco, vedete che si riesce a cambiare l'opinione, a fuorviare una dirittura morale, a indisporre quelli che ieri erano in favore, a far diventare nemici di Cristo, della gente che da Cristo ha ricevuto tutto, anche la dignità umana. Si fa presto a far diventare avversari della Chiesa, nemici della Chiesa, o meglio, nemici del popolo, quelli che fino a ieri erano considerati e lo sono ancora i veri amici del popolo.